Buonasera, sono Marco Andretta qui dalla Gratta Giusti, cercando di rilasciare un'intervista da qualche giocatore. Abbiamo visto i Cugini Puerrino in senso stampa, come ha dichiarato il presidente della società, da Mette Terroni, quindi vedremo se il capitano avrà permesso di lasciarci qualche parola, perché stasera veramente è un momentaccio, siamo tutti con la squadra, siamo uniti e dobbiamo provare a reagire tutti, noi compresi i giornalisti di Napoli Channel. Adesso aspetteremo, sgambato dovrebbe arrivare tra poco, ci è stato detto, speriamo che rilasci qualche intervista. Aspettiamo ancora, intanto mandiamo la pubblicità un attimo. Eccolo, sì, è sgambato, è la sua autovettura, la vediamo. Ferma. Buonasera, signor Sgambato. Allora, lei è il capitano, sappiamo che è un momentaccio per questa squadra, sappiamo del senso stampa, sappiamo tutto. Se è possibile che lei ci lascia un'intervista, almeno due parole importanti, le sue, che pesano molto su di noi, ecco. Certo, possiamo realizzare un'intervista completa, se magari vuol farmi qualche domanda. Anche Allora, se voglio premettere che non sarò molto tranquillo, ecco, sono abbastanza agitato. ecco, allora, abbiamo visto tutti la partita, è mancato tutto, è mancato l'impegno, è mancata la squadra, è mancato il singolo giocatore, è mancato tutto. Ecco, che cosa si sente che dire lei? Ma io mi sento di dire che c'è poco da dire e tanto da fare, ecco, perché siamo veramente ridicoli, voglio usare questo termine perché non c'è cattiveria, non c'è voglia, non c'è grinta, non siamo una squadra, lasciatemi passare questo termine, con le palle, perché stasera siamo stati veramente brutti in tutti i frangenti, ecco. Una partita da vincere, volevo 6 punti, ma è mancato veramente tutti che facevano le punte, nessuno che marcava, e non ci riesce a tenere un risultato. Se la gente giustamente ci critica, ecco, è perché noi diamo adito a questa gente di farci criticare. Ecco, abbiamo già visto in piazza delle contestazioni dei tifosi, abbiamo già visto un po', diciamo, di confusione, dove intervenire le forze dell'ordine, circa un cinquantino di tifosi, hanno provato a scassinare un negozio. Che cosa dice lei? Ah, queste sono sempre le solite cazzate che fa la gente. Noi siamo una squadra di calcio, non siamo una bisca di mafiosi. Siamo qui per giocarci un torneo, volevamo giocarcelo meglio, purtroppo c'è questo Zeccola che non ci dà mai una mano a niente, è capace solo di fare versi, di fare le risatine, non prende mai nulla sul serio e noi purtroppo siamo questi. La risata, c'è sempre la risata quando non ci deve essere. Ecco, stasera abbiamo visto anche un brutto, se vogliamo, esordio del portiere d'Armavera, Ciaramella, due grossi errori sul secondo e sul terzo gol. Ho Diciamo. visto tante cose gravi stasera, ho visto anche un Longobardi che si lega la scarpa e non chiama l'arbitro su un'azione offensiva loro, ho visto un Ciaramella prendere un gol sul suo palo ridicolo. Ho visto lo stesso Ciaramella e lo stesso Longobardi scontrarsi fra di loro, ho visto loro che scendevano sempre in 5 contro di noi, io che ho giocato malissimo, brutti, brutti in Ecco, tutti i frangenti. sembrava quasi di vedere una squadra, non si sa, una squadra impazzita completamente. Ecco, abbiamo, come ha detto Porrino prima, abbiamo evidenziato tutti i difetti di questa squadra e non i pregi, ecco. Perché i pregi non sono mai emersi, se noi andiamo a esaminare tutte le squadre. Abbiamo giocato sì, abbiamo giocato bene nel derby, ma abbiamo perso la testa anche lì. Siamo andati a giocare, vabbè, giustamente con un Barolando, eravamo tutti frebbicitanti e lì ci potrebbe essere qualche alibi. Però non ho mai visto veramente un calcio, una pedata, l'agonismo, la voglia di vincere, la voglia di portare a casa il risultato. Non ho mai visto queste cose. Cattiveria calcistica, detta Non, così, cattiveria certo, calcistica. oggi purtroppo il calcio sta finendo queste cose. Niente, cosa si sente che dire lei a questi tifosi che hanno causato questi problemi in piazza Monsummano e che, come mi hanno detto, siete dovuti uscire dal campo con la scorta stasera? Ma io mi sento di dire che purtroppo negli sport non sempre si vince. Giustamente pareggiare così è un pareggio immeritato perché meritavamo la sconfitta. È
è stato brutto e la gente giustamente ha contestato, ma si contesta la squadra, non si va a scassinare i negozi, queste sono le cose che a me non mi piace vedere. Però purtroppo è successo, noi siamo usciti con la scorta, speriamo di dargli una gioia a questa gente. Ecco, quello che tutti ci aspettiamo è finalmente una ripresa, una squadra che si riprenderà, una squadra che già dalla prossima partita punterà alla vittoria e che porterà a casa questi 3 punti, una squadra che riuscirà a uscire da questa crisi in cui è entrata fin dalla seconda partita. Speriamo, perché adesso possiamo sbagliare poco, c'è l'ultima di campionato che bisogna assolutamente vincere per posizionarsi almeno quinti e poi inizia il calcio che conta, l'eliminazione diretta e noi purtroppo non siamo in grado di gestire un risultato. Se arriviamo all'eliminazione diretta e andiamo in vantaggio e poi subiamo nel secondo tempo, lì siamo fuori, non ci sarà poi più da discutere. Bene, ringraziamo Sgambato per la disponibilità, lo salutiamo, il capitano, arrivederci Grazie a voi. e auguriamo tutto il meglio a questa squadra e lo lasciamo andare che il Speriamo, presidente spero anch'io. ha dichiarato silenzio stampa. Arrivederci. Arrivederci Sgambato, Arrivederci. grazie. Da Gotto Giusto è tutto, da Raffaele Porrino, linea alla regia.